Bene amici di HD Blog, Acer Liquid S2, l'avevamo visto a Berlino e ci aveva convinto, vediamo se mantiene premesse e promesse. Eh sì, premesse che vista la scheda tecnica erano molto buone e promesse di fare un telefono di design e la scatola la conferma e anche molto ben funzionante con l'opzione addirittura dei video in 4K che era il cavallo di battaglia di Acer AIFA di Berlino. Ecco qua il telefono, più che telefono lo chiamerei tablet, neanche phablet perché è importante. Carica batteria da 2 Ah, carica velocemente il telefono, poi qua il cavo USB micro USB, auricolare di ottima fattura in ear con i gommini di adattamento ai padroni auricolari e la spillina per togliere la attenzione nano sim, quindi non è una micro sim ma è una nano sim. Superiormente c'è il pulsante per accendere l'S2, forse un po' scomodo perché essendo così grande andare a cercare questo pulsante qua sopra quando si utilizza con una mano è un po' scomodo, ma vedremo che poi l'utilizzo con una mano è praticamente impossibile. Caratteristiche hardware, sulla destra i pulsanti per il volume, poi la nano sim, la micro SD a espandere la memoria di 16 GB, la micro USB qua, poi dietro camera da 13 megapixel con questo bellissimo, secondo me, flash circolare, veramente esteticamente accattivante, e il logo Dolby perché c'è l'equalizzazione Dolby. I due altoparlanti stereo su questo lato, sopra il jack per le cuffie e appunto il pulsante accensione e spegnimento, qua il secondo microfono, sotto altri due forellini per i microfoni per la cattura stereo dell'audio quando andiamo a fare i video, sotto i tre classici tasti touch, quindi non sono fisici, e sopra camera anteriore da 2 megapixel, sensore di luminosità e di prossimità. Dimensioni 166x86x9 mm di spessore, abbastanza sottile ma pesante, 231 grammi. Iniziamo ad accenderlo, abbiamo la possibilità dello sblocco classico che vedete ha questa tendina che tra l'altro è selezionabile nel numero di barre verticali, e poi qua 4 link che possiamo attivare scorrendo per sbloccare. Andiamo all'applicazione rapida, ovviamente possibilità di mettere i widget nella home page, ma adesso andiamo a sbloccarlo. Vi parlo di batteria non rimovibile, 3300 mAh, allora amperaggio altissimo ma i risultati sono stati sotto le aspettative. Proviamo a entrare nelle impostazioni della batteria e soprattutto del risparmio energia, perché c'è un risparmio energia che ho dovuto utilizzare spesso per arrivare a sera. Senza risparmio energia, col mio uso intenso sempre in 4G, ovviamente in movimento, circa 100 mail al giorno con 4 account sempre attivi, WhatsApp, un'ora di chiamate che più ne metta, però più delle 17 non sono riuscito a fare, quindi sono dovuto andare ad attivare il risparmio energia che ha anche killato alcune applicazioni che consumavano troppa energia, e qua sono le applicazioni che possiamo anche selezionare manualmente per evitare che consumino troppa energia. Tra l'altro il telefono è risultato sempre un po' caldo in questa parte inferiore e addirittura caldissimo quando utilizziamo applicazioni che generano un dispendio alto di energia per il telefono, soprattutto in questa parte bassa. Il display è veramente una bella unità da 1080x1920 pixel, quindi in full HD, 6 pollici, 367 ppi, è un Gorilla Glass 3, quindi molto resistente. C'è la possibilità, se andiamo nelle impostazioni, di modificare, scusate, sono entrato nel display, sono entrato nella memoria, la saturazione dei colori attivando questo AI Color, adesso lo disattivo, ha il Miracast, e allora vi parlo di Wi-Fi che ha le due bande, quindi è 5 GHz a 2.4, hotspot, DLNA, il telefono è dotato di NFC e lo possiamo attivare qua dietro, anzi qua davanti, andando nelle impostazioni. Già che siamo qua vi faccio vedere le informazioni sul telefono, è un Android 4.2.2, Snapdragon 800, il processore che fa girare il telefono, e è un telefono LTE, come vedete adesso sono in 4G, 150 megabit per secondo in download, 50 in upload, 3 bande, 2 bande HSPA a 42 e 5.76 in upload, 4 bande Edge. Ottimo il GPS, vi faccio vedere anche altre impostazioni particolari del menu apposito, penna digitale perché con una penna
penna venduta a parte si può assegnare un pulsante rapido per attivare alcune funzioni, alcune funzioni che sono carine anche se attivate premendo il pulsante anteriore. Quella più carina è la cattura a mano libera, io posso decidere di catturare un'area del display per poi andare a salvarla, condividerla, modificarla e farne un po' quello che mi pare. Oltre a questo abbiamo altre due o tre prerogative. La prima è quella di avere dei link rapidi con la pressione prolungata del multitasking, vedete sono questi 8 modificabili, e poi 4 programmi non modificabili che possono lavorare in finestre separate, vedete abbiamo le mappe, abbiamo la possibilità della fotocamera e abbiamo le note e la calcolatrice, finestre che si possono tranquillamente sovrapporre. Oltre a questo, possibilità di andare a modificare la transizione tra una schermata e l'altra, ovviamente aggiungere e rimuovere le schermate, e andiamo a parlare di parte telefonica perché anche qua c'è una chicca. Qual è la chicca? Oltre alla ricerca rapida in rubrica che funziona bene è questa, la possibilità di mettere in finestra la chiamata, soprattutto quando arriva una chiamata è molto comodo perché se dobbiamo nel frattempo lavorare col telefono, qua si può fare. Sentite la mia voce? Benvenuto in Vodafone. L'audio esce da entrambe le casse stereo, ma non è altissimo. Per quanto riguarda la ricezione, nella media, ho notato però una cosa particolare. Quando facciamo una chiamata, molto spesso da LTE si va in 2G invece che in 3G, ma forse questo è un problema di Vodafone. Vi parlo adesso di tastiera e di messaggistica. Proviamo a scrivere un nuovo messaggio. Due tipi di tastiera. La prima è la swipe. Io non sono un amante della swipe, anche se devo dire funziona bene. Allora attiviamo la classica tastiera di Google in modo da fare la prova della scrittura. Vedete, si scrive veramente molto molto velocemente, segno che il display è molto ricettivo, il touch del display è molto ricettivo. Per quanto riguarda invece le email, beh, qua è client classico, Acer non ci mette del suo, client classico della versione pre-KitKat, quindi non c'è il pinch out, se riceviamo una mail ci dobbiamo spostare a destra e a sinistra, e questo su un 6 pollici è abbastanza fastidioso perché ci sarebbe area per visualizzare una mail in HTML completa, però la gestione delle mail non è assolutamente male. Andiamo nella parte browsing web, ci entriamo subito, c'è il browser standard oltre a Chrome, andiamo su HD Motori invece che HD Blog, siamo sempre la stessa famiglia. Per chi non lo sa, io faccio anche recensioni di vetture. Beh, devo dire che la fluidità del browser è molto buona. HD Motori, un po' come HD Blog, è una pagina abbastanza pesante. Proviamo a entrare in un articolo. Nel frattempo apriamo anche una nuova pagina. Ovviamente, no, apriamo The Verge, che è il classico sito che utilizzo per le prove stress. Richiediamo il sito in versione desktop. Apriti Sesamo. Non si apre. Proviamo a fare un refresh. Mentre si sveglia, proviamo a vedere se ha aperto nel frattempo la pagina di HD Motori. Perché? Perché volevo tornare a fare la prova di inserimento testo nei campi, prova che avevo un po' abbandonato, ma in molti mi avete richiesto. Ci sta mettendo forse un po' troppo a caricare Discus, la gestione dei commenti di HD Network. Ecco, vediamo se The Verge si è ripreso. No, probabilmente ha qualche defiance il browser, che chiudiamo dal multitasking, vediamo se riaprendolo ci va meglio. Ok, eccolo qua, The Verge, lo riapriamo. Come sapete amo fare prove live, quindi non taglio niente nelle mie recensioni, proprio per questo a volte vengo odiato dalle case, ma tant'è, questo è l'utilizzo quotidiano che si fa del telefono, e nella quotidianità non possiamo fare tagli nella nostra vita. Eccolo qua, facciamo il doppio tap, c'è il resize del testo, ok, benissimo, e funziona bene. Quello che vi dicevo, vedete, la fluidità è veramente eccezionale, sia il pinch, sia il pan, sia il movimento nelle pagine web, veramente molto buoni. Ritorniamo su HD Motori, vediamo se ritentando siamo più fortunati. Forse HD Motori è troppo pesante che manda in palla il tutto. No, in realtà vedete, adesso sta caricando correttamente. Ok, proviamo a scrivere in questo campo di testo.
Direi che reagisce molto bene, riusciamo a muovere tranquillamente nel testo, insomma, non ho avuto grossi problemi a inserire testi con questo Aggia. Torniamo indietro, Real Racing l'ho caricato, l'ho scaricato, l'ho usato e adesso vediamo insieme come gira. Intanto vi parlo un po' di utilizzo una mano, come vedete praticamente impossibile, questa è la dimensione della mia mano. Ok, io non ho una mano grandissima, però riesco a raggiungere praticamente un terzo del display di questo telefono. Questo gioco richiede molte risorse, infatti qua dietro si sta scaldando veramente tanto questo Acer. Controlliamo a sinistra, a destra, acceleratore, freno, ok, visuale la possiamo cambiare, lasciamo questa che secondo me è la più bella perché fa vedere anche gli effetti sulla carrozzeria, effetti di riflessione, passo un dirigibile, e qua il gioco mostra la potenza dello Snapdragon 800 che veramente non ha problemi nel gestire questa grafica, questi poligoni, questa definizione perché stiamo usando la 1080p. Torniamo indietro, vi parlo di multimedialità. Allora entriamo nella fotocamera, nostro amico Buzz. Ormai rubato mio figlio, tutte le sere mi chiede dov'è Buzz? Dov'è Buzz? Papà lo sta usando per scopi molto importanti. Ecco qua, abbiamo fatto il flash, tra l'altro abbiamo fatto la foto con proprio da vicino e con il flash che ha gestito molto bene la sovraesposizione, vedete belli belli colori, non male la gestione proprio del flash, possibilità di fare lo zoom con questo cursore e qua vi faccio vedere le opzioni, sono tante, quale scene, poi la possibilità di acquisizione HDR, luci basse, scatto continuo, otturatore con il sorriso, qua gli effetti, flash sì, flash no o flash auto e nelle impostazioni la possibilità di averle tutte, in un'unica, diciamo, in un unico menu con queste altre possibilità. Se andiamo invece nella parte video, beh, qua viene, tra virgolette, il bello perché abbiamo tante possibilità, sia la registrazione per YouTube, sia la possibilità di registrare normale a 1080p in 4K in Full HD rapido, quindi un'azione accelerata oppure rallentata 2x o 4x. Tra l'altro molto bella. Poi ho fatto un video, magari se riesco vi faccio vedere anche questo tipo di video rallentato o velocizzato. E allora andiamo a vederli, andiamo nel tab foto. Tra l'altro le foto che sincronizzano con l'Acer Cloud, ovviamente se avete questo tipo di account. Prima di tutto le varie classiche foto test, questa la cabina, vedete quello che vi dicevo prima, il display è molto bello, gli angoli sono, sì, direi abbastanza buoni. Adesso quando arriveremo alla schermata nera, questa è la schermata bianca, luminosità al sole non ho avuto problemi, l'ho visto bene. Ecco, schermata nera in un angolo particolare, scorciato, il nero diventa un pochino più grigino, ma devo dire che gli angoli sono molto buoni. Questa è la palette colori che conferma i buoni colori del display. La griglia per vedere i contrasti che sono buoni, sono da IPS, il nero non è assoluto, ma comunque è molto buono. E anche questo che è un'immagine molto bella delle matite. Ma andiamo alle foto che sono state scattate da questo Acerone. Allora, devo dire che le foto sono direi più che discrete. Se dovessi dargli un voto, gli darei un 7, 7,5. Cosa non mi ha convinto? Allora, non mi hanno convinto le foto in notturna. Nonostante questo flash promettesse miracoli, questi miracoli non sono avvenuti. Purtroppo ha piovuto sempre quando ho avuto questo telefono in mano. Ecco, vedete? Guardate come gestisce male le ombre. Vedete? Qua sotto con molto rumore video. Ho provato anche, ecco, questa è una foto fatta quasi al buio. Purtroppo il flash non si accende quando si sta per scattare la foto, quindi la macchina fotografica non riesce a mettere a fuoco. Infatti le foto notturne sono sempre abbastanza sfocate, quelle con tanto tanto buio. Qua vedete gli azzurri, non ha gestito bene la temperatura del colore. Questa invece è stata una foto fatta senza flash, insomma, foto serali da rivedere. Andiamo a vedere invece i video come vi promettevo prima. Andiamo nel tab video. Prima vediamo i video di test, legge praticamente tutto dall'MKV, questo quello a bitrate elevato, viene gestito veramente molto bene senza nessun tipo di problema, molto molto fluido e soprattutto bello vedere un video su questo display. Alziamo il volume, classico video dell'elicottero.
Ecco, qua devo dire che il volume non è altissimo. Adesso l'equalizzazione Dolby l'ho messa in musica, che è quella che alza un pochino di più i volumi. Il DVX anche qua non ha nessun tipo di problema a essere riprodotto, anche nel movimento, segno che il processore è veramente tosto. Non mi dimentico della promessa che vi ho fatto, ovvero di farvi vedere i video come vengono girati dalla videocamera. Avete ovviamente gli esempi anche nella pagina qua. Questo è il video in rallenti, guardate che bello l'effetto. Questo l'ho fatto a 4x, quindi un quarto della velocità normale, veramente, veramente simpatico l'effetto anche quando mi sposto con il telefono, vedete? E invece il video fatto in Full HD è questo. In 4K li ho fatti, ma non riesco a percepire la qualità non avendo un display in 4K. A registrare questo video con il Lager Liquid S2. Devo dire che l'audio dei video non è male e anche la registrazione del video, anche qua gli do un 7,5 se proprio vogliamo metterla in voti. Presente la radio FM, andiamo nella parte musicale. Come vedete ci sono le applicazioni per praticamente ogni reparto multimediale. Sono il volume. Allora, il suono è buono, ma il volume non è altissimo. Pressione sonora direi così così. Per quanto riguarda il Dolby, e qua vedete, qua ci sono la possibilità di andare a modificare le varie personalizzazioni Dolby. Per quanto riguarda invece le personalizzazioni Acer, sono i classici programmi che Acer mette in tutti i suoi smartphone, con in più questo live screen che mi è piaciuto, possibilità di fare degli screenshot, vedete, catturare una foto, galleria oppure una nuova cartella e poi andare sopra a scrivere in quella cosa che abbiamo catturato, quindi è una funzione simpatica, l'ho usata spesso. Per quanto riguarda Office, abbiamo Polaris Office, ve la faccio vedere perché questo, essendo più un tablet che un telefono, magari molti di voi utilizzeranno file Office su questo telefono. E allora vi apro un PDF molto pesante, sono circa 30 mega di PDF, viene gestito abbastanza bene. Qualche scatto sta ancora caricando, vedete, ma io l'ho appena aperto, sta caricando le foto, non fluidissimo, ma direi la gestione è più che decente. Vi apro invece la mia classica tavola in A0, ecco, questa è più tosta. Il file è più piccolo perché sono circa 500K, ma la dimensione A0 è veramente importante e qua infatti, vedete, fa un po' fatica a zoomare, renderizzare, a spostarsi. Una volta che abbiamo aperto il file, diciamo così così la gestione di questo PDF. I Word invece vengono gestiti bene, questo è sempre il file di prima da 30 mega mi pare circa e viene aperto molto bene. Tra l'altro abbiamo la possibilità di modificare, quindi un Polaris Office completo con anche la modalità modifica. Vi dico che anche gli Excel funzionano bene. Allora, quanto costa? Costa 549 euro, o meglio è uscito 549 euro, e dopo una settimana è sceso a 499, segno che in Acer si sono forse accorti di aver sovrapprezzato questo S2. Ottima la scheda tecnica, molto bello il display, dimensioni da quasi tablet, minano l'uso con una mano e la quotidianità se usato come telefono principale. Visto come tablet ci sta, bello il design, alcune funzionalità Acer, vedi anche la chiamata flottante, purtroppo non ottimizzati i consumi, vi dico che in questo momento qua dietro è veramente rovente, e a percezione secondo me anche la gestione delle reti cellulari, nella giornata stress in cui vi ho tanto è rimasto sempre un pochino caldo qua sotto. Buono il comparto multimediale con opzioni per i video interessanti. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.